Pensate che lui questa cosa la mette nella, questo fatto, che è un fatto diciamo abbastanza innocente se vogliamo, la mette nelle confessioni perché lui per tutta la vita ricordò questa cosa, questo evento, ma non per il fatto in sé, perché lui si rese conto che lui l'aveva fatto per il gusto di fare il male, per il piacere di fare il male. Allora, quindi la domanda che lui si pone per tutta la vita e dalla quale è tormentato, perché? Non, io sapevo che quella è male, no? Un bagno è male. Non avevo fame, potevo quindi non rubare. Perché l'ho fatto? Ecco, questa è la domanda che ho posto. Non dico perché l'ha fatto. Perché non ruba, pur sapendo che rubare è sbagliato? Dai. Per il gusto del... Perché c'è il... E come mai? Perché c'è il gusto del... Perché a gusto? Perché c'è un piacere nel fare il male? Questa è la risposta. Perché, va bene? Perché la facciamo? Se sappiamo che quella cosa è male, perché la facciamo? Perché siamo stupidi, perché non riusciamo a controllarla. Perché non riusciamo a controllarla. Perché abbiamo anche la mia senza Perché abbiamo divizia. Anche la mia senza Agar. Noi non passiamo, non è una gara, non è che stiamo facendo una gara, assolutamente. Tutte le risposte vanno bene, tutte quante, perché ci aiutano a riflettere. E poi impariamo una cosa, che quando noi ci facciamo una domanda, perché c'è il male, non è che ci sta una sola risposta, La filosofia Sì. sono tante, perché le domande filosofiche hanno tante, tante risposte che poi possono anche cambiare nel corso del tempo. Allora, Tommo ci vuole leggere, vengo sempre sul problema del male. No, non era questo, era pagina 10, diciamo, questo qua. Nella vita. Nella vita le bene prevale. Nella vita umana vi è incomparabilmente più bene che male, come vi sono incomparabilmente più case che prigioni. Io credo che è un difetto degli storici mettere in rilievo più il male che il bene. Il fine principale della storia, come quello della poesia, dovrebbe essere insegnare la prudenza e la virtù per mezzo di esempi e poi dimostrare il vizio in modo che da estrarne l'avversione e da servire ad evitarlo. Benissimo. Allora, questo è un altro dei brani. Allora, che cosa ci ha detto? Ecco, questo è un altro autore, ecco, sul problema del male. Il problema del male è un problema centrale nella storia della filosofia. Il primo a porselo, chi è stato? Lo ricordate? Bindi, il bambino con il quale abbiamo lavorato. Agostino. Agostino non è stato tra i più importanti, però prima di lui è stato Socrate. Il nostro gatto. Il suo gatto si chiama Socrate. Quindi ti piace proprio la filosofia. Socrate che cosa dice a proposito del male? Dice che il male non esiste, attenzione. Che cosa vuol dire? Il male non esiste. Lui dice che il male non esiste, ma in che senso? Lui dice che il male è assenza di bene. Non è che il male, non esiste il male in quanto tale, il male è assenza di bene. Noi facciamo il male perché non conosciamo il bene. E il male è un problema, soprattutto per chi lo fa, più che per chi lo subisce. Quando noi facciamo il male, e che io faccio il male, io lo faccio, c'è un altro che lo subisce. Ora, questo male che io faccio è un problema più per me che lo sto facendo che l'altro che lo sta subendo. Uno, dice Socrate. Dici, Daria. Infatti, perché se tu fai del male a qualcuno, quello si fa male e basta, però le conseguenze che tu subisci sono ancora più gravi. Cioè io ci penserò proprio per come ci ha pensato Agostino, per il furto di me ci ha pensato per tutta la vita, quindi per lui è stato un peso, è talmente un peso, l'ha dovuto scrivere, un peso enorme, l'ha dovuto scrivere nel suo libro. E quindi Socrate che cosa dice? Dice che il male è assenza di bene, noi facciamo il male perché non conosciamo il bene. Chi fa il male lo fa perché non conosce il bene.
Uno, due, fare il male è un problema soprattutto per chi lo fa, che per chi lo subisce. Ma Socrate è il maestro di chi? È un grande maestro. Maestro di chi? Quale filosofo è stato allievo di Socrate? Platone. Platone. E Platone che cosa ha scritto? Il mito della caverna. Il mito della caverna, ce lo vuoi leggere tu, Gabriele, il mito della caverna? Sì. Il mito della caverna è lungo e complicato. Ti è piaciuto il mito della caverna, Gabriele? Allora, questo mito, vieni qua, Gabriele, ha fatto storia della filosofia. Quando l'hai fatto filosofia? Io l'ho fatto alla fine. L'ha fatto alla fine. Allora, chi l'ha fatto questo libro? Sì. Nessuno. Allora, la mia maestra d'italiano, maestra Maria. Diciamo che allora noi continueremo quest'anno in seconda. Questo percorso, però non abbiamo iniziato la scuola dell'infanzia. Abbiamo drammatizzato e proprio realizzato in maniera tradizionale, tridimensionale, il mito della caverna, per cui loro hanno drammatizzato, hanno disegnato. Hanno disegnato, spiegato. Fatto allora, questo perché? Perché la filosofia abbiamo cercato di io dico insegnare, in realtà forse diciamo.